Ciao ragazzi, ciao ragazzi, ciao a tutti i miei iscritti, eccoci qua in un nuovo video. Oggi un video molto particolare da quelli che faccio di solito, niente shopping, niente make-up, però ovviamente parliamo di make-up. Mi è stato richiesto da una mia iscritta, che saluto, ciao Concetta, grazie per avermi richiesto questo video, veramente ne sono onorata, felice di fare questo video per te e per tutte le ragazze che cercano come risaltare gli occhi marroni. Era un video già pensato da molto tempo, essendo che io ho gli occhi marroni molto chiari e che al sole si vedono veramente di un altro colore. Questa mia iscritta mi ha richiesto come risaltare il mio occhio marrone, sia all'ombra e sia al sole. L'occhio marrone diciamo che è quello che nasconde più striature, perché l'iride dell'occhio non è mai monocolore, soprattutto quello marrone o quello più nocciola, che si presta, come sappiamo, ad avere molte striature colorate, a volte più azzurre, più verdi e a volte addirittura a diversi marroni, che rendono veramente l'occhio affascinante. Vi metto qui alcune foto di alcune famose che tendono ad avere l'occhio marrone e a far risaltare con il make-up, ovviamente adatto per il colore e le striature del loro occhio. La prima cosa da fare per valorizzare l'occhio al meglio con il nostro trucco è capire prima di tutto di che colore sono le striature interne al nostro occhio, scegliendo poi in seguito il colore del make-up. Come sapete, la maggior parte delle persone che hanno occhio nocciola o occhio marrone ha nell'iride un mix di tre colori, marrone, verde, giallo o un marrone più intenso. E quindi per risaltare al meglio l'occhio bisogna giocare con queste sfumature del nostro occhio. Per esempio, se le nostre striature tendono al colore verde, molti esperti consigliano dei colori arancioni ai colori viola. Per esempio, nel mio caso io tendo ad avere delle striature verdi e quindi io di solito risalto il mio occhio con del colore verde, con del colore marrone e come vedete qua anche con un bellissimo smokey. Invece, se le nostre striature sono sul blu, quello che consigliano gli esperti è di usare dei colori delle polveri, dal giallo al rossa e al marsala. Invece, se le nostre striature sono sul colore giallo, bisogna tendere sempre su dei colori molto freddi, per esempio il blu, o per esempio anche un bellissimo smokey, che lo smokey veramente risalta l'occhio marrone in una maniera incredibile. Come avete visto dalle foto, Penelope Cruz ha un occhio veramente molto marrone, con le striature sul giallo. Lei di solito utilizza anche una matita, veramente risalta veramente l'occhio moltissimo. Infine, per risaltare l'occhio, di solito si consigliano dei colori della terra, dai marroni agli oscuri, agli ambrati, ai dorati. Quindi si consigliano dei colori oscuri per schiarire l'iride del nostro occhio. Ci sono casi, per esempio, che l'occhio marrone, l'occhio nocciola, tende ad essere più piccolo. Quindi gli esperti cosa che consigliano? Consigliano un bel tratto di liner un po' più spesso, che sono capace di ingrandire e allungare l'occhio mettendolo in primo piano. E nel mio caso io ho utilizzato due make-up molto diversi tra di loro. E questo l'ho fatto per farvi veramente un esempio di come risaltare l'occhio marrone, che qua non so se riuscite veramente a vedere la differenza, ma c'è veramente tanto. Poi al sole risultano essere più chiari. E con tutto ciò abbiamo concluso il video, questo brevissimo video. Spero che vi sia piaciuto e spero che questo video vi sia d'aiuto, ti sia d'aiuto, Concetta, veramente. Ti ringrazio ancora di avermi chiesto questo video. Allora io vi abbraccio, vi mando veramente un bacione immenso a tutti voi, un bacione a te, Concetta, e ci vediamo molto presto con un altro video. Ciao!